Dentro ognuno di noi c'è un talento speciale che aspetta di emergere. Billy Elliot, il film di Stephen Daldry, uscito nel 2000, ha avuto un enorme successo. Nel 2005 è diventato un musical, prodotto e musicato da Elton John, che tra 1500 ragazzi, per il ruolo di Billy Elliot, ha scelto Giuseppe Bausilio, un tredicenne bernese di origini italiane. Siamo collegati con lui via Skype da New York, ma prima vi raccontiamo la sua incredibile storia. Giuseppe Bausilio come Billy Elliot. È un sogno che si avvera, un sogno cominciato a Bol, nel Canton Berna. Un anno fa avevamo incontrato Giuseppe a casa sua, prima dell'inizio della grande avventura. A Bol i suoi genitori gestiscono una scuola di danza. È lì che Giuseppe ha studiato, dall'età di 4 anni, con l'idea di diventare un ballerino professionista. Per riuscirci si è allenato dalle 4 alle 5 ore al giorno e per 6 giorni la settimana. Mir stinkt's schon manchmal. Meine Mutter sagt einfach näher, sie ist meine Ballettlehrerin. Sie sagt einfach näher, komm, nimm schnell eine Dusche und komm schnell runter. In 5 Minuten wird ich die Sonne sehen. Keine Widerrede, keine nichts. Ich muss die Sonne sein, fertig. Molto impegno e disciplina, sotto la guida della madre di Giuseppe, lei stessa ex ballerina. Es geht einfach so, weil wenn man ein bestimmtes Niveau möchte haben, man muss sehr viel trainieren. Es geht nicht anders. Per poter interpretare la parte di Billy Elliot nel musical, Giuseppe ha dovuto anche cimentarsi con la ginnastica artistica per effettuare delle complesse acrobazie. Inoltre nello spettacolo deve cantare e recitare dialoghi impegnativi. Una dura preparazione che ha permesso a Giuseppe di farsi notare durante un concorso di danza a New York da una delle addette al casting. Un'opportunità eccezionale, ma che naturalmente ha il suo prezzo. Lo scorso 14 novembre, Giuseppe, che allora aveva solo 12 anni, ha dovuto lasciare la Svizzera e suo padre, Alfonso Bausilio, è restato a Bol per gestire la scuola di danza. Ci telefoniamo, ci sta Skype. La mamma lo ha accompagnato a Chicago ed è rimasta con lui. A Chicago sono iniziate le prove del musical. A parte il lunedì, ogni giorno Giuseppe ha seguito lezioni di inglese, di canto e di recitazione. What is that? Keep on the emotional moment from before. Okay. And it's like, was I? Then now we start now, yeah. You were at the funeral. Was I? Of course you were. She was buried next to Granddad. Oh, no, not him at all. Praise Billy! Poi è arrivato il grande momento. Insieme agli altri 3 ragazzi che si alternano sul palco nel ruolo di Billy Elliot a Chicago, Giuseppe Bausilio ha ricevuto un trattamento da star insieme a celebrità del calibro di Elton John, autore della musica. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, so in der Limo so vor allen zu kommen. Es ist wirklich so cool. Stephen Daldry, regista del film e del musical, è entusiasta di Giuseppe. The speciality is that he's one of the greatest dancers we've ever come into contact with. He's an extraordinary dancer and he's a human being of such generosity and heart, and he's a charmer. That's what he's a great young man with a great future. Chicago, Chicago. Della prima del musical si è parlato anche in televisione e i protagonisti sono stati ospiti al celebre Oprah Winfrey Show e in seguito in molti altri programmi. L'eco sui media è stata enorme. Decisamente Giuseppe è finito sotto i riflettori. E se lo merita, perché ci sa fare. Il musical Billy Elliot dura più di 3 ore. 3 ore di presenza in scena, cantando, ballando e recitando. Ipi, sono nervös! 2 giorni dopo il debutto del musical, è toccato a lui salire sul palco per la prima volta, con il cuore in gola. Ciao! Tu. Tu,
Ma lo stress, l'impegno e i sacrifici non sono stati invano. Giuseppe Bausilio, di Ball, Canton Berna, è un grande Billy Elliot. Dopo 10 mesi di successo ininterrotto a Chicago, ritroviamo Giuseppe via Skype da New York, dove si sta preparando una grande tournée attraverso gli Stati Uniti. Giuseppe, cos'è successo in tutti questi mesi? Beh, è tanto che è successo lì, ma voglio dire, è incredibile. Adesso so fare tante cose di più che sapevo prima. Come parlare molto meglio in inglese. Quando ho cominciato Billy Elliot, adesso posso parlare veramente fluentemente. È veramente anche incredibile, anche l'acrobazia e il balletto sono diventato molto meglio in tutto questo. Giuseppe, sei incredibile. Invece di parlarci dell'enorme successo, ci parli delle cose che hai imparato. Hai una ricetta segreta per tenere i piedi per terra? La mia mamma sempre dice, guarda sempre sopra, guarda sempre nel punto dove vuoi andare e non guardare a destra e a sinistra. Solo in quello punto. E anche lei dice, stai qui sulla terra. Sulla terra sì, ma dove? Gli americani lo hanno totalmente adottato, al punto da affidargli l'onore di cantare l'inno nazionale. E adesso, Giuseppe, vuoi ancora tornare in Svizzera? Non troppo, sì, ma dipende. Voglio, ma anche non voglio. Dal musical roboante passiamo a un'esposizione di grande raffinatezza ad Agra,